Io sono Massimo Giuliani, vicino a me c'è Pietro Barbetta, siamo al Centro Milanese di Terapia della Famiglia, davanti a un gruppo di colleghi con cui stiamo condividendo un dibattito su questioni di terapia e di storia della terapia. E dentro a questo argomento, secondo me, si inserisce bene la questione che volevamo raccontarvi. E siccome è una cosa che volevamo raccontare da parecchio tempo e da parecchio tempo non ci riuscivamo, abbiamo deciso di farne un video in modo da poterne da poter condividere questa storia con più persone possibile, oltre che con i presenti qui al centro. Questa storia inizia a cavallo dell'anno 2000, fine anni 90, inizio 2000, e inizia a Bergamo, nell'Università di Bergamo, dove Pietro Barbetta coordinava un gruppo di ricerca che si chiamava Forum sulle matrici culturali della diagnosi. Si chiamava così perché era nato con l'intenzione di osservare ed evidenziare gli elementi culturali e contestuali che emergono nel nostro lavoro clinico, diagnostico, psicologico, eccetera, che qualche volta, in alcuni casi, ha la pretesa di essere esente da fattori culturali, culture free, come si dice, e quindi in questo gruppo si lavorava proprio su questa pretesa per cercare di confutarla o di metterla in discussione. Nato con questi intenti, questo gruppo piano piano allargò la propria prospettiva, sì. Tanto che ci occupavamo se di... Se posso dire una come cosa no? Che mi viene in mente, è anche questa. La prima pubblicazione di questo gruppo di ricerca fu Le radici culturali della diagnosi, che uscì nel 2003. Editore? Editore Meltemi. Quindi adesso è difficile trovare questo testo, però probabilmente lo si può avere in qualche modo, magari fare un ebook o qualcosa del genere, oppure se abbiamo un testo qui da far conoscere a chi vuole conoscerlo. Fu il primo libro. Poi dopo ci fu questa seconda... Dopo uscirono delle altre cose legate più all'esperienza particolare che volevamo raccontarvi oggi, nel senso che gli interessi di questo gruppo si ampliarono fino a occuparci del... di fattori culturali e contestuali nel lavoro psicoterapeutico. In questo senso un gruppo di ricerca dentro il forum cominciò ad occuparsi di disordini alimentari. Cominciò a occuparsi di disordini alimentari, quindi di anoressia, bulimia, eccetera, con l'intento soprattutto di provare a costruire un sapere sul disordine alimentare che fosse condiviso con le persone che avevano vissuto o che vivevano direttamente l'anoressia o la bulimia. Quindi costruire un sapere che non fosse soltanto frutto dei pensieri dei dottori, dei terapeuti, degli psicologi, eccetera, ma che fosse il risultato di un pensiero condiviso fra tutti gli elementi coinvolti. Tanto che questo gruppo di ricerca si divise in due filoni, uno dei quali esplorò le conversazioni di anoressiche online. Alcune colleghe si iscrissero naturalmente manifestando le loro intenzioni, chiesero il permesso di iscriversi in una mailing list di anoressiche per assistere alle loro conversazioni e furono molto ben accolte, nel senso che l'idea appunto di costruire una cultura sui problemi con il cibo che però tenesse conto anche del punto di vista di persone coinvolte sembrò un'idea da incoraggiare anche dal punto di vista delle protagoniste. Un altro sottogruppo si occupò di un lavoro di follow-up su terapie di disordini alimentari di alcuni anni prima o anche di molti anni prima. In particolare un gruppo lavorò su una donna che era stata una paziente di Pietro Barbetta, un altro gruppo nel quale ero coinvolto io lavorò su un caso che veniva dall'archivio di un servizio pubblico del Bergamasco, di Bergamo. In particolare io conobbi una donna che era stata in terapia una dozzina di anni prima, con ricovero di alcune settimane, e ascoltai la sua storia. Alcuni nostri colleghi intervistarono contestualmente il suo terapeuta di allora.
Allo stesso modo, nell'altro caso, la collega Laura Colangelo intervistò la ex paziente di Pietro Barbetta, mentre qualcun altro intervistò Pietro. E il nostro lavoro fu soprattutto quello di mettere a confronto queste narrazioni, le memorie dell'ex pazienti con quelle facciamo dei terapeuti. Perché c'è proprio un disegno della ricerca, no? Il disegno della ricerca è un disegno, una ricerca qualitativa, no, non quantitativa, ma qualitativa, cioè una ricerca sulla conversazione terapeutica e su come appunto si potevano costruire diversi punti di vista, lo ha spiegato già Massimo Giuliani molto bene. La questione era come fare un disegno della ricerca che ci permettesse, quindi che tipo di metodologia usare, che fosse anche una metodologia, come tutte le metodologie qualitative, a basso, come dire, impatto ambientale, se vogliamo dire così, cioè che nello stesso tempo rispettasse anche un'etica che spesso le metodologie quantitative non possono rispettare, non riescono a rispettare, o di cui non si fanno problema, mentre invece nel caso di metodologie qualitative è molto importante anche tutto il processo di formazione del consenso alla ricerca, perché i metodi qualitativi non penso che ci sia un oggetto della ricerca, ma penso che ci siano dei soggetti che partecipano alla ricerca, che è una cosa diversa, e quindi essendoci soltanto soggetti che partecipano alla ricerca, la ricerca deve essere una ricerca consensuale. E quindi si decise appunto di fare un po' quello che ha spiegato Massimo, ma il processo di selezione dei casi doveva diventare diventava una questione molto importante. Allora, dopo facciamo molte riunioni, emerse come dire un disegno fondamentalmente di questo tipo. L'idea che c'erano un certo numero di casi, che nel caso del mio studio privato erano 18, e nel caso invece dello studio del servizio pubblico erano 27, dai quali due gruppi no, alternativi si sarebbero occupati di selezionare un certo numero di cartelle cliniche, sulle quali poi si sarebbe esercitata la selezione per uno o due casi, no, sui quali fare poi una ricerca di follow up, cioè fondamentalmente riaprire una conversazione. Anche lì il discorso era che tipo di conversazione potremmo aprire, perché diventava anche interessante capire fino a che punto si trattava di chiedere soltanto come era andata la terapia o che impatto aveva avuto la terapia, oppure se chiedere che tipo di senso aveva avuto per loro in quel momento della loro vita fare una terapia. Ed emerse che insomma questo era il cammino che avremmo seguito. Sì. In questo senso, i due ricercatori, che ovviamente non dovevano essere, naturalmente, per motivi evidenti, perché sennò se uno fa la ricerca sulle cose di cui lavora, come dire, ottiene dei risultati che sono strepitosi, è normale. Allora, i due ricercatori dovevano essere due ricercatori, come dire, ciechi in un certo senso, no? Che potessero, e nello stesso tempo dovevano essere due terapeuti già formati, eccetera. E allora decidiamo di incrociare e di fare in modo che la terapeuta, la ricercatrice dei miei casi, o dei miei due casi poi, fosse una psicoterapeuta che lavorava nel servizio pubblico, e che invece il ricercatore dei casi invece del servizio pubblico fossero, come dire, interpellati da un terapeuta che in quell'epoca fu Massimo Giuliani, che invece era un terapeuta nel contesto, prevalentemente comunque nel contesto privato. Sì. Allora, quasi contemporaneamente i diversi sottogruppi intervistarono le ex pazienti e gli ex terapeuti. Io mi ricordo che conobbi questa donna che era stata in terapia 12 anni prima mentre dopo che appunto gli altri colleghi avevano intervistato questi psichiatri, questo psichiatra in particolare, che all'epoca applicavano nel servizio pubblico una cura dei disordini alimentari basata
sul metodo controparadossale che si sperimentava a Milano, insomma, tra gli anni 70 e gli anni 80. Era un modello di intervento piuttosto standardizzato, nel senso che consisteva nel dire alla paziente, alla presenza dei familiari, noi abbiamo capito che, insomma, nella tua situazione non puoi guarire o qualcosa del genere, per cui continuiamo a tenerti in ospedale per il tempo previsto, ma non faremo una terapia cercando di curare il tuo problema. Questo non era altro che un intervento paradossale, nel senso che le intenzioni erano diverse da quanto si dichiarava, e come nelle aspettative della migliore tradizione della terapia strategica, quello che succedeva era che queste ragazze, nella loro sfida simmetrica con il terapeuta, ricominciavano a mangiare molto in fretta. Addirittura le uniche modifiche che furono apportate al modello in corso d'opera dipesero dal fatto che in alcuni casi la ragazza abbandonò l'anoressia per passare alla bulimia. Allora l'intervento fu corretto in questo modo, cioè si disse: non puoi guarire dalla tua anoressia, e anche se lasciassi l'anoressia diventeresti bulimica. E in questo modo i terapeuti si misero al riparo rispetto a una fuga nella bulimia, e da quel momento non ci furono più neanche bulimie. Magari ci furono altri sintomi. di cui non abbiamo contezza, ma dal punto di vista dei disordini alimentari le cose andarono in questo modo, cioè 25 successi totali, 25 remissioni del sintomo su 27 casi. Tanto che questi psichiatri, in particolare lo psichiatra che aveva curato la donna che io poi avrei incontrato, raccontavano nella loro intervista quanto questo modo di lavorare fosse emotivamente faticoso e a un certo punto persino insopportabile, da doverlo abbandonare perché cominciava a diventare pesante per gli stessi terapeuti. Pesante per vari ordini di motivi: intanto perché sostenere ogni giorno una sfida dicendo a un'anoressica tanto tu non guarirai, quindi smettiamo di curarti, è già una cosa che ha un impatto potente e che ti richiede di gestire l'impatto della reazione dell'anoressica, proprio nell'ottica in cui la terapia, fedeli alla visione strategica della terapia, era vista come una specie di lotta per il potere, no? Di lotta per il controllo della relazione. La terapia si chiamava strategica non a caso, perché in greco strategico indica qualche cosa che ha a che fare con la guerra e con il conflitto, e questa era la visione della terapia, no? Una specie di guerra contro il problema, contro il sintomo, una guerra senza quartiere. C'era anche un'altra ragione per cui questa esperienza cominciava a diventare insopportabile per i terapeuti stessi, è che quando hai sperimentato un potere di questo genere, dopo un po' comincia ad aver paura di perderlo. E allora ci raccontavano che tutti i giorni si vedevano e si dicevano delle cose del tipo: ma funzionerà anche oggi? No? Sarà ancora così efficace? E che cosa succederebbe se non funzionasse più, eccetera, e cominciavano a vivere l'angoscia, no, di perdere questi superpoteri sperimentati, finché a un certo punto hanno capito che era meglio smettere, si sono guardati negli occhi, hanno deciso di riprendere con i buoni vecchi metodi che conoscevano e di abbandonare questo modello, che pure era di un'efficacia formidabile. Peraltro, che i metodi controparadossali, strategici, eccetera, fossero i più efficaci, questo è dimostrato anche da altre ricerche. C'è tutto un lavoro di follow-up che negli anni ha condotto Mara Selvini rispetto a diversi modelli di terapia della famiglia, e arriva alla stessa conclusione, ma di questo parliamo tra un po'. Quello che mi interessa dire è che, a fronte di questo racconto dei terapeuti che raccontavano la terapia come una sfida quotidiana insostenibile, come una specie di crudele partita a scacchi, io incontro questa donna e intanto mi comunica la sua soddisfazione e anche la sua gratitudine per averla invitata, no, a questo lavoro di costruzione di un sapere sui problemi alimentari. Mi dice che ha la speranza che la sua esperienza possa essere utile a molte altre donne, e si dice felice del fatto che i dottori comincino ad ascoltare anche le donne per capire l'anoressia.
Dopodiché, quando le chiedo di raccontarmi della sua esperienza, comincia a raccontarmi di questo terapeuta come di un uomo che ha avuto una grande influenza sulla sua vita e di un uomo che ricorda con grande tenerezza e dal quale si è sentita davvero molto accolta e sostenuta. Allora, mettendo a confronto queste due storie, c'era sicuramente qualche cosa che non tornava. Erano due storie completamente diverse. Tant'è vero che poi, quando sul numero di connessioni, il numero 21 che abbiamo curato insieme, io ho raccontato questa storia, ho intitolato l'articolo come Rashomon, nel senso che mi faceva venire in mente il film di Akira Kurosawa, in cui uno stesso fatto viene visto da cinque punti di vista differenti e diventa cinque storie. Per cui scrissi quest'articolo raccontando quanto sia incredibile, no? Che una stessa esperienza possa diventare diversi racconti, e però ci rimase una curiosità, insomma, non erano soltanto diversi accenti, ma erano davvero due film diversi, due storie completamente diverse. A questo poi pensiamo in seguito, e il seguito vogliamo raccontarvelo oggi, però a questo punto è interessante anche capire come andò nell'altro gruppo in cui il racconto raccolto fu quello dell'ex paziente di Pietro. Sì. Allora, naturalmente anche nel mio gruppo si applicò lo stesso metodo, cioè il metodo per cui chi faceva le interviste a queste due pazienti, nel mio caso erano due pazienti, erano state selezionate, era una terapeuta che veniva dal pubblico, una terapeuta con proprio training, eccetera, eccetera. In questo caso l'intervista fu fatta appunto a due donne, una anoressica e una con un disturbo alimentare prevalentemente orientato alla bulimia, insomma. Anche se è un disturbo alimentare particolare, in cui questa donna appunto mi raccontava che lei era anoressica per un certo numero di giorni alla settimana e diventava bulimica o comunque si abbuffava per un altro numero di giorni a settimana, e che questo era legato al fatto che lei aveva un ragazzo che era fuori, era distante, in un'altra zona dell'Italia, e che questo ragazzo lo vedeva ogni tot, una volta ogni 15 giorni, qualcosa del genere, e che nel frattempo appunto lei, quando questo ragazzo, quando si avvicinava il tempo di incontrare questo ragazzo, diventava assolutamente anoressica, digiunava per poter dimagrire, perché lei pensava che questo ragazzo la volesse soltanto, come dire, magra, benché questo ragazzo ovviamente le dicesse: ma sei troppo magra, eccetera, non ti conoscevo così, e via dicendo, si erano conosciuti al mare. E invece poi, quando lasciava questo ragazzo temporaneamente per tornare a casa, o perché lui tornava a casa, lei ricominciava invece l'altro ciclo, cioè il ciclo dell'abbuffamento totale, per cui alternava una settimana di abbuffamento con una settimana di digiuno per organizzare, insomma, questo tipo di incontri con il ragazzo. Ovviamente io la vidi sia in terapia individuale che in terapia familiare. Con la famiglia si concordò sulla base della sua dichiarazione. La sua dichiarazione era che lei aveva bisogno di rivelare alla famiglia il segreto del vomito, soprattutto perché poi quando mangiava troppo ovviamente vomitava, e quello che a lei interessava, questo sintomo del vomiting, voleva, come dire, rivelarlo alla famiglia. E poi si arrivò appunto all'incontro familiare, in cui lei espresse questo desiderio, espresse anche la possibilità di dire: io vorrei anche dirvi, perché penso che questo mi aiuterebbe a contenermi, il momento esatto in cui vado a vomitare. Cioè, io dirò a chi è presente in casa: guardate che in questo momento vado a vomitare, perché eccetera eccetera. Erano dei rituali che lei cercava, dei sovrarituali che lei cercava di costruirsi, come se questi sovrarituali avrebbero, come dire, avessero in qualche modo la possibilità di ridurre, come dire, di aumentare il controllo, e quindi di ridurre la possibilità della fuga nel bagno per vomitare. Quello che accadde poi, in realtà, quando io cominciai a vederla in sedute individuali, fu che piano piano lei, come dire, si accorse, si rese conto che questa relazione con questo ragazzo era una relazione un po' adolescenziale, un po' alla distanza, conosciuti al mare, eccetera, eccetera, e in fondo questa relazione si diradò.
Sì, ti radò fino a smettere. Nel frattempo lei stava facendo una scuola di... faceva una scuola di medicina, non era l'università, ma una scuola tipo universitario di medicina, di un ambito medico sanitario fondamentalmente, e quello che successe è che cominciò a frequentare un suo compagno di corso, e attraverso questo compagno di corso ebbe poi una relazione che ancora durava nel momento in cui Laura Colangelo la intervistò. Lei disse: per me fu molto utile vedere il dottor Barbetta, fu molto interessante tutto il lavoro che facemmo. Quando scomparirono i sintomi io andai ancora qualche volta, vidi che in qualche modo io avevo completamente fatto sparire questi sintomi, che stavo abbastanza bene, e lui mi disse va bene, allora adesso possiamo chiudere la terapia. In quel momento io arrivai a casa, per un po' di tempo fui contenta e poi mi sentì abbandonata. È come se lui a un certo punto, dopo che mi hanno, come dire, finiti i sintomi, mi avesse un po' mollato lì. Avrei avuto bisogno di continuare, avevo bisogno di un sostegno. È vero che poi questo sostegno me lo sono trovato in un modo o nell'altro da sola, però alla fin fine, se ci fosse stato lui, gliene sarei stata grata in qualche modo. E quindi ho, come dire, sempre questo, come dire, bisogno, in qualche modo, quando ripenso a questa terapia, di di raccontarla nuovamente a partire da questa sorta di abbandono che io sentii. Cioè, è come se a un certo punto noi avessimo ancora qualcosa da fare, o forse proprio a quel punto lì avremmo avuto bisogno di cominciare, no? A fare qualche cosa di altro, di alternativo, e fu abbandonata. Questo lavoro, appunto, che mi fu poi presentato da Laura Colangelo, la quale ovviamente mise a confronto il mio racconto con il suo, in cui nel mio racconto io raccontai come era andato dal punto di vista del terapeuta, appunto, il percorso terapeutico dal mio punto di vista. Questa rivelazione, questa differenza profonda tra la mia, come dire, soddisfazione, tra virgolette, sistemica o strategico-sistemica, insomma, della scomparsa dei sintomi di questa, quindi, successful therapist, no? E invece l'insoddisfazione da parte della persona che era venuta, aveva frequentato la terapia e che a un certo punto si era trovata, come dire, un po' abbandonata, se vogliamo dire così, mi diede modo, quella e altre interviste che feci in altre circostanze, mi diede modo di, come dire, ripensare il mio modo di fare la terapia. Ed è da quegli anni, quindi sono passati quasi una quindicina d'anni, in cui io sto ripensando al modo di lavorare in terapia. Il mio modo di lavorare in terapia da quel punto in poi è profondamente cambiato, e io ho rivalutato alcune tematiche psicoanalitiche e ho, come dire, in qualche modo, nello stesso tempo, sviluppato alcune tematiche critiche rispetto alla cosiddetta terapia breve, sia psicoanalitica che strategica, sistemica, eccetera, eccetera, perché mi sono reso conto che, insomma, la psicoterapia non si risolve nella scomparsa dei sintomi. Da lì mi venne chiaro che la psicoterapia non è soltanto, né prevalentemente, scomparsa dei sintomi. Quindi per me fu molto d'impatto quel tipo di ricerca che facevo, cioè cambiò il mio modo di lavorare. Peraltro l'indagine della Selvini, che pure diceva che le terapie del periodo strategico erano quelle che hanno prodotto più guarigioni del sintomo, riportava anche che la maggior parte, una grande quantità di queste ragazze che venivano da una terapia strategica familiare, nel momento in cui la terapia finiva perché cessava il sintomo, andavano a cercarsi un terapeuta individuale, no? Questo fa pensare che, perlomeno nel caso dei disordini alimentari, legare la fine della terapia alla guarigione del sintomo è una questione più problematica di quello che appariva. Lo stesso Luigi Boscolo, dopo un po' di tempo, ha sviluppato tutto un pensiero, soprattutto a partire da quel lavoro
di follow-up sulle terapie familiari, eccetera, e ne ha scritto anche in un capitolo di un volume curato da Bertrando Bianciardi qualche anno fa. Ma allora, tornando alla mia storia, quella di cui sono stato osservatore io, devo dire che la donna che ho intervistato, anche perché poi le diverse terapie in qualche modo sono anche differenti tecnologie del sé, questo no, lo disse bene ancora Paolo Bertrando insieme a Olivia De Filippi. Foucault lo dice, Paolo Bertrando riprese un concetto foucaultiano. Oh sì, certo, naturalmente il concetto foucaultiano era quello di tecnologia del sé, lui prova ad applicarlo alle diverse terapie. La storia che registrai io fu di tenore piuttosto differente, nel senso che forse non era una storia come dire, piena di consapevolezze, di connessioni, no? Sulla vita passata, insomma, sul mondo affettivo di questa persona, ma era soprattutto coerentemente con la cornice appunto strategica nella quale si era svolta questa terapia, strategica pura, molto più strategica di quella che aveva fatto Pietro Barbetta, coerentemente con quella cornice era soprattutto la storia di una vittoria, la storia di una vittoria che questa donna dopo 12 anni raccontava ancora con grande orgoglio e soddisfazione, insomma la storia dell'uscita vittoriosa da un tunnel. Quello che però ci stupiva e continuava a non lasciarci insoddisfatti, anche dopo la stesura di quell'articolo dove dicevo guarda un po', no? I punti di vista, quello che non ci lasciava ancora soddisfatti era proprio che insomma mancava un elemento per capire come mai fosse possibile raccontare le storie in maniera così differente. Allora, siccome io e Pietro dovevamo raccontare tutta questa faccenda in un convegno, che credo fosse il convegno della SIPR di Montegrotto del 2008 o giù di lì, ci pensammo fino all'ultimo momento, insomma pochi minuti prima di salire sul palco per la nostra relazione stavamo ancora a interrogarci. Io mi ricordo che presi queste due storie, la storia dello psichiatra e la storia della donna, e le mettevo vicino, le misi vicino e cercavo di capire che cosa non ingranasse. A un certo punto colgo dei dettagli, capisco da qualche cosa che dice lo psichiatra senza neanche molta, come dire, come se fosse qualche cosa senza importanza, l'accenna appena sorvolando, capisco che secondo lo stile medico, no? Dopo queste settimane di ricovero, dopo queste settimane di terapia, ci sono degli incontri abbastanza dilatati nel tempo che per lo psichiatra sono visite di controllo. Monitoraggio, visite di controllo secondo il gergo medico, eccetera, che era una cosa della quale il dottore in realtà non ci aveva mai parlato con particolare interesse, insomma, come se fosse una coda del tutto accessoria e irrilevante ai fini della terapia. Confrontando tutto questo con altri dettagli del racconto della donna, a un certo punto viene fuori una cosa. Lo psichiatra racconta la storia di questa terapia punteggiandola intorno ai 15 giorni di ricovero. Cioè, quello che dà il senso a tutta la storia sono i 15 giorni in cui si svolge la terapia strategica. La donna racconta, ricorda questa terapia punteggiandola, come in un gioco di figura a sfondo, punteggiandola intorno agli anni successivi, di colloqui per quanto sporadici, per quanto molto distanti, ma in qualche modo quello che dà senso all'esperienza raccontata dalla donna è stata la seconda parte. Cioè quella che per il medico era del tutto accessoria e irrilevante perché in fondo non aveva significato rispetto alla cornice che lui aveva dato a questo lavoro. Siccome era una terapia strategica, la terapia era le settimane in cui si applicava la strategia. Questo faceva sì che le settimane dell'ospedale nel racconto della donna fossero qualcosa che restava molto sullo sfondo, tant'è vero che lei lo chiama il ricovero, no? Non lo chiama la terapia, in realtà quando parla della terapia parla di qualcosa che gira più intorno a tutto quello che è successo dopo. Questo le permette di raccontare, per esempio, che il suo psichiatra è stato una figura da cui si è sentita sostenuta, è stato un uomo che le è stato molto vicino, che l'ha molto incoraggiata, eccetera eccetera. Questo in perfetta coerenza con quello che raccontava Pietro, cioè nel momento in cui
finisce il sintomo, le ragazze anoressiche, ex anoressiche, non sentono che il lavoro è finito, anzi forse sentono che lì comincia il lavoro. Allora ci siamo domandati una cosa, ma non sarà per caso che queste strategie terapeutiche controparadossali in realtà sono efficaci, funzionano, ma funzionano per ragioni un po' diverse da quelle che gli abbiamo sempre attribuito. La mia impressione era che nel momento in cui questo medico dice alla ragazza io non ti curerò, però resta qui, in quel momento è come se dicesse instauriamo una relazione, però le propone una relazione che probabilmente per la prima volta da quando è iniziato il problema è una relazione che per la prima volta non è affatto mediata dal sintomo, ma è come se dicesse entriamo in relazione io e te, ma togliamo tutto il potere al sintomo, siamo io e te, siamo due persone e voglio ascoltare la tua storia. Come se l'intervento paradossale fosse la premessa per una relazione terapeutica. E questo ci spiegherebbe come mai la paziente di Pietro ha avuto bisogno di, come dire, ha sentito che mancava qualche cosa, ha cercato altri tipi di sostegno e di supporto, e ci spiega come mai le ragazze del follow-up della Selvini in molti casi cercassero una terapia individuale. Sì, penso che questo sia l'aspetto fondamentale, cioè noi dobbiamo capire che cos'è terapia e che cos'è qualcos'altro, no? Oppure chiamiamo tutto terapia, possiamo anche dargli un nome diverso, però che c'è una differente percezione in questi due casi, nella conversazione emerge una differente percezione di che cos'è terapia e di che cos'è invece qualcos'altro. Potremmo chiamarlo un preliminare, no? Nel mio caso, per esempio, una cornice. Nel mio caso io potrei dire, proprio nel momento in cui sono riuscito a cambiare la domanda, no? Perché cosa vuol dire anche a volte smettere i sintomi? Smettere i sintomi durante una seduta o durante un gruppo di sedute di terapia, lo smettere i sintomi significa cambiare la domanda. Cosa vuol dire cambiare la domanda? Vuol dire non sono i sintomi quelli che mi interessano, no? Non sono i sintomi l'elemento importante. Io posso cambiare i sintomi, ma cambio i sintomi per cominciare una terapia, non per finire una terapia. Cambio i sintomi per cominciare una terapia perché da qui in poi, una volta che i sintomi, come dire, non ci sono più, io posso davvero fino in fondo riuscire a parlare della mia vita, fondamentalmente, no? E nel caso, per esempio, di questa donna che hai intervistato tu, mi vengono in mente alcune forme di cui si occupò Foucault quando parlò appunto delle esperienze nell'antichità tardoromana, no? In cui appunto c'era un maestro che spesso ti vedeva di tanto in tanto e che appunto ti insegnava, come dire, a prenderti cura di sé, no? Ed è interessante perché questo tipo di interventi potevano anche essere degli interventi epistolari, no? Tutti ricorderemo le lettere a Lucilio di Seneca, ad esempio, no? E qui Seneca appunto ogni tanto manda delle lettere al suo cosiddetto allievo, allora si usava questo termine, no? E quindi, ed è quello il momento della tenerezza, se vogliamo, quello è il momento della tenerezza. Quindi al di là di poi della intensità degli interventi terapeutici, cioè il fatto di vedere una paziente o un paziente una, due, cinque volte a settimana, una, due volte al mese, una, due volte l'anno, eccetera, eccetera. Non è tanto l'intensità, secondo me, del vedersi che è importante, quanto il problema della tenerezza che si costituisce. Allora, gli psicoanalisti, a partire da Ferenczi, questa tenerezza la chiamano transfer. Noi, a partire da Monil Caim, di sistemici a partire da Monil Caim, la chiamano risonanza. Possiamo chiamarla in vari modi, ma è quel rapporto affettivo che si stabilisce con la persona e che è l'inizio di un percorso terapeutico che in qualche modo fa in modo che le persone possano, come diciamo noi, no, aumentare le loro scelte possibili. Cioè andare incontro al loro desiderio, direbbero alcuni psicoanalisti, ma comunque trovare il modo di
affrontare le questioni della vita attraverso una riflessione sulla loro vita, attraverso una riflessione che è singolare, che è unica, che non può essere categorizzata dentro gruppi diagnostici specifici. In questo senso il problema è allora come costruire, no, un percorso diagnostico in questa direzione qui. Il percorso diagnostico non può partire da un modello teorico astratto, qualsiasi tipo questo modello teorico, cioè chiunque mi dica che le anoressiche sono questo e non sono quello, si scontra con esperienza, poi se è sufficientemente aperto come terapeuta, se è sufficientemente ha fatto un'esperienza in cui mette in questione il suo modello terapeutico di volta in volta, in cui troverà dell'altro in quello che non è altro delle anoressiche, e quindi non dirà più le anoressiche sono così e così e così, qualsiasi cosa dica su questo, ma sarà costretto a prendere atto che le anoressiche sono questo ma sono anche quello, che le bulimiche sono questo ma sono anche quello, cioè che non esistono le bulimiche, non esistono le anoressiche, o come diceva Yanaking a proposito degli autistici, diceva un bambino autistico è un bambino autistico, no? Quindi che quello che mi interessa è il soggetto, no? Al di là della categorizzazione, e quindi che la categorizzazione ha un senso di orientamento, ma che questa categorizzazione non può immediatamente essere, come dire, usata come strumento terapeutico, che tra la categorizzazione diagnostica e l'intervento terapeutico c'è una differenza, e questa la differenza la fa la relazione terapeutica. E mi viene da dire anche il paradosso non è più una strategia inventata all'insaputa delle persone, perché poi la questione, per esempio, dopo un'esperienza del genere è: ma allora ha senso continuare a pensare in termini paradossali, controparadossali, eccetera? Io dico, ha senso nella misura in cui ci rendiamo conto che il paradosso non può essere più uno strumento, una costruzione strategica inventata all'insaputa delle persone, all'insaputa delle famiglie, ma è la cognizione che è la vita ad essere paradossale. La vita è paradossale, le relazioni sono paradossali, gli individui sono paradossali, e quindi accogliere il paradosso in terapia diventa questo, e secondo me esce dai confini angusti di un trucco, no? Ideato per modificare qualche cosa all'insaputa delle persone. Certo. In questo senso noi stiamo anche, almeno io sto anche rivalutando, alcune esperienze, alcuni pensieri anche di taglio filosofico che smentiscono un po' quest'idea, o che mettono in discussione, o mettono in discussione critica, questa idea del costruzionismo sociale, in cui la realtà è costruita, no? Perché alla fine questa idea è l'idea per cui i paradossi sono costruiti. E quindi che i paradossi non fanno parte della vita, ma fanno parte di un'invenzione, no? E quindi il terapeuta potrebbe essere più o meno, come dire, invitato a costruire paradossi o a co-costruire paradossi. La vita è un paradosso. E il problema del terapeuta è come cogliere il paradosso della vita. In fondo io ho avuto due grandi maestri, che erano Gianfranco Cecchini e Luigi Boscolo, ed entrambi, in qualche modo, con uno stile differente, non facevano altro che, attraverso la conversazione terapeutica, cogliere dei paradossi che erano, in qualche modo, se li trovavano già di pronti, non è che dovessero inventarli loro, sì, con voli pirotecnici particolari. E forse per questo si allontanarono dall'idea di paradosso e controparadosso, perché non c'era bisogno di inventarli i controparadossi, non c'era bisogno di individuare 5 o 6 modelli con cui fare il controparadosso, ma che nella conversazione stessa in qualche modo il paradosso emerge dalla rilevazione di una serie di situazioni che sono le situazioni della vita quotidiana. Perché in fondo le persone si allontanano per avvicinarsi, spariscono per mostrarsi, insomma, no? Esatto. Ci sono domande? Pensabile è mantenere in una relazione terapeutica un po' tutti e due i livelli, cioè un livello legato al lavoro sul sintomo, quindi
ha un occhio anche un po' strategico, se vogliamo, legato al fare superare il sintomo, man mano che si lavora su questo fa emergere quello per cui il sintomo assume senso e che magari lascia con un senso di abbandono un po' il paziente nel momento in cui il sintomo viene tolto. Se è una domanda pertinente, sì. Io dico dipende da come punteggi il sintomo, nel senso che io posso decidere che il sintomo non è il digiunare. Il sintomo, per esempio, è non riuscire ad avere una relazione in cui non si debba parlare per forza di cibo, no? Allora, se ripenso alle esperienze che abbiamo raccontato, probabilmente anche queste sono terapie legate alla guarigione del sintomo, dove però la visione del sintomo e del problema è un po' più ampia. Io penso che se diamo una lettura relazionale di certe questioni come il disturbo alimentare, il sintomo non è il non mangiare o il mangiare troppo poco, il sintomo è che qualunque relazione uno abbia, si parla di cibo, si fa il braccio di ferro sul cibo, si fanno ricatti morali sul cibo, eccetera. Allora, se allarghi la visuale e pensi che il sintomo sia quello relazionale, allora in un certo senso anche la terapia che noi stiamo auspicando è legata al sintomo, però è una visione del sintomo non più circoscritta a quel determinato comportamento, ma una visione relazionale. Ha senso quello che sto dicendo? Sì. Okay. No, sto pensando anche un'altra cosa. Io, per esempio, da molti anni ormai penso a questa cosa qui, no? Che il sintomo non è una cosa che bisogna togliere, no? In questo senso credo che questo nasca da una riflessione filosofica ed epistemologica molto più profonda o diversa, insomma, no? Non mi piace la parola profonda, diciamo diversa, alternativa, cioè l'idea che la mente è un fenomeno autoriflessivo, quindi che la mente non reagisce come reagiscono gli altri organi del corpo umano, perché è un fenomeno autoriflessivo, che ha a che fare col corpo profondamente, pur tuttavia rimane un, come dire, fenomeno autoriflessivo. Allora, se rimane un fenomeno autoriflessivo, in qualche modo noi abbiamo sempre la questione che la mente è sempre qualche cosa che corrisponde o che è legato alla relazione con l'altro. Non esiste la mente al di fuori della relazione con l'altro. Ora, come scrivo per esempio in un mio libro che si intitola Lo schizofrenico della famiglia, no? Nel caso delle psicosi noi non abbiamo la possibilità di portare il nostro parente dicendogli mi fa male la sua pancia, perché in qualche modo in internistica, se io vado in internistica dicendo dottore mi scusi ma a me fa male la pancia di mio fratello, potete ricoverarlo per favore, l'internista come dire rimane stupito di questa, quantomeno rimane stupito di questa affermazione, che appunto Wittgenstein direbbe non si può dire mi fa male la tua pancia, anzi credo proprio di averlo preso da Wittgenstein questa frase, mentre invece se io posso dire mio fratello delira, che poi significa mi fa male quello che lui dice fondamentalmente, cioè io vado in angoscia perché lui fa delle cose che io ritengo essere delle cose fuori dal normale in qualche modo, ecco. E naturalmente quello che succede o quello che può succedere è che in questo caso qui lo psichiatra di turno o l'infermiere di turno o chiunque gli dirà ma è vero che lei delira, e quello che succede normalmente, se voi leggete l'opera di, per esempio, di Schreber, no? La memoria di malattia di nervi, tutto il suo sistema di difesa che lui mette in atto per poter riavere i diritti civili, lui dirà sempre, voi, per voi questo è un delirio, per me questa è la realtà. E quindi nel dominio psicotico la realtà è il delirio che noi consideriamo essere appunto un delirio e come tale ci preoccupa. Ora questo, al di là poi delle specifiche azioni che noi possiamo fare su questo, questo già ci interroga sul fatto che in qualche modo se una persona delira o se una persona digiuna come un'anoressica o vomita tutti i giorni, eccetera, eccetera, in qualche modo se io gli tolgo i sintomi, che cosa rimane di questa persona? Che rimane un vuoto, e questo vuoto che rimane deve assumere un senso, e spesso il senso lo assume quando ritornano i sintomi oppure quando ci sono degli altri sintomi. Allora il problema nostro non è tanto quello di togliere i sintomi quanto di trovare la grammatica
che ci permette di ascoltarli i sintomi, che non è la grammatica, con buona pace degli strutturalisti, non è la grammatica, non è un linguaggio nel senso di una langue, non è un linguaggio nel senso teoricistico di una lingua che dice lo psicotico è forcluso perché è il nome del padre, eccetera. No, è una lingua che noi abbiamo il compito di decodificare momento per momento. E quindi molto più complicato, molto più, beaucoup plus compliqué, come direbbe Gilles Deleuze, è beaucoup plus compliqué di questo, no? È molto più complicato di questo. È la possibilità da parte nostra di riuscire a entrare in relazione con l'altro per condividere con lui questo spazio discorsivo che è fatto di cose che non conosciamo ancora e che nessuna teoria riuscirà a farci conoscere al di là della relazione. La terapia è la relazione terapeutica. Tutto quello che sta fuori sono principi heuristici estremamente interessanti. Io trovo molte teorie lacaniane, molte teorie freudiane, molte teorie bezzoniane, molte teorie junghiane estremamente affascinanti. Il problema è che cosa me ne faccio di queste teorie? Sono dei principi heuristici che possono darmi aiuto durante quella terapia oppure devo abbandonarli perché dentro quella terapia no, mi confondono soltanto. E poi è una questione cognitiva, cioè di sapere quella roba lì, oppure è una questione di relazione? Allora, ascoltare il sintomo, no? È un lavoro maledetto, cioè un lavoro pesante, un lavoro faticoso. O c'hai la passione, no? O c'hai la passione, o se non ce l'hai è un guaio, insomma, bisogna vedere come farsela venire, insomma, no? E questo dovrebbe essere il desiderio del terapeuta, no? Quello di essere affascinato dall'ascolto dei sintomi. Questa, prima dicevo che è la vita ad essere paradossale, un aspetto paradossale della vita è che arrivano delle persone, ti chiedono di essere guarite dal sintomo, ma nel momento in cui tu accetti di instaurare una relazione intorno a quel sintomo, ti condanni al fallimento persino dal punto di vista della guarigione del sintomo. Esatto. Devi accettarlo e liberartene. Non è una questione di ricetta, no? Un po' di qui, un po' di là, un po' di strategico, un po' di psicoanalitico, un po' di questo, un po' di quello, un po' di ego psychology, un po' di teoria dell'attachment, eh? Facciamo un cocktail e poi abbiamo la formula esatta. Non è un'equidistanza da tutto, ma è un mettere tutto da un'altra parte nel momento in cui tu entri nella relazione terapeutica. Perché è dentro la relazione terapeutica che tu capisci, no? Oggi abbiamo visto un video, no? Con un gruppo di allievi, stamattina, no? Un altro gruppo. Questo gruppo di allievi, vedendo un video, vide che cosa? Che in qualche modo Cecchini inventò una prescrizione che però era negoziata. Cioè non era la classica prescrizione, siamo negli anni 80, non era la classica prescrizione di quelle definite, ma in qualche modo disse, ma se facessimo così, e alla fine venne fuori una prescrizione che in qualche modo era condivisa. Allora, la condivisione di quell'elemento lì è la relazione terapeutica, cioè gli faceva fare una cosa, no? Noi siamo degli psicoanalisti dell'agito, siamo degli psicoanalisti dell'azione in qualche modo, gli faceva fare una cosa, no? Durante l'intervallo tra una seduta e l'altra, gli faceva fare una cosa che poteva avere un valore terapeutico all'interno, cioè che poteva far scoprire delle dimensioni di relazione che in realtà loro non avevano esplorato all'interno del dominio familiare. Tutto qua. Poi che cosa? Non è una prescrizione tipo la prescrizione invariante o la prescrizione dei giorni alterni, questa prescrizione, la prescrizione del sintomo, eccetera. No, era una negoziazione in cui loro potevano anche intervenire dicendo poi potremmo fare anche così e cos'ha. E alla fine si creava uno spazio dentro la famiglia che se loro l'avessero usato, no, sarebbe andato in una certa direzione. Se loro non lo usano non è importante, perché lo possono pensare, lo possono sognare, non so se mi sono spiegato, lo possono rivivere in altri termini e alla fine possono costruire qualche cosa tra di loro, modelli relazionali che in qualche modo hanno a che fare con questa conversazione, ma che magari sono completamente differenti, oppure che vanno su un livello logico, come direbbe Gregory Bateson, assolutamente differente. Ricordo sempre un intervento proprio con una paziente anoressica e sua madre, che erano due anoressiche, una di 75 anni e l'altra di 45 anni,
che avevano un'esperienza di anoressia di 30 anni l'una e di forse l'altra di più, insomma, no? Che vivevano insieme, in cui una faceva le dosi e l'altra ne avevamo dato, ho inventato una serie di cose per cercare di farle mangiare, perché passavano il tempo tra di loro a litigare su come dovevano essere i dosaggi, chi faceva da mangiare e chi doveva dosare e chi doveva scegliere poi le dosi e via dicendo. Insomma, era una cosa inenarrabile, inarrivabile, che un giorno, appunto, in una di queste sedute, Gabriele Gaspari, che era dentro, disse: noi alziamo le mani perché non possiamo aiutarvi. Non possiamo aiutarvi. Se voi ci chiedete di cambiare casa vostra, noi non possiamo aiutarvi. Se voi ci chiedete invece di abbellire casa vostra, no, allora potete ancora venire qui e vediamo di mettere le tendine alle finestre, eccetera, eccetera, per cercare di rendere meno difficile la vostra relazione, insomma, no? La metafora era abbellire casa vostra. La volta dopo loro vengono. E come è andata questo mese? A questo mese non è successo niente, abbiamo litigato, eccetera, eccetera. Come mai? Perché ci siamo messi a fare i lavori in casa, abbiamo cambiato le porte, abbiamo cambiato le finestre, abbiamo chiamato quelli degli infissi, eccetera, eccetera. E noi rimaniamo lì così e la Gabriella dentro dice: ah, avete preso alla lettera la nostra metafora. E loro la guardano e dicono: quale metafora? Ma sì, l'altra volta avevamo detto, no, che potevamo aiutarvi ad abbellire casa vostra, non a cambiarla, ad abbellirla. Ma lui si guarda, ma non ci ricordiamo affatto, ricordo, ma guarda, si sbaglia, deve confondersi con un'altra terapia. Se non ci fossimo stati, no, dietro lo specchio alcuni colleghi che avevano visto la terapia, la povera poi avrebbe cominciato a pensare: forse mi sono sbagliata, insomma, no? Perché sapete. Il fatto è che per la prima volta qualcuno gli ha detto: non parliamo di quella roba là, parliamo della vostra vita. Parliamo della vostra vita. Gliel'avevamo detto in termini metaforici, loro hanno preso la lettera, parliamo della nostra vita. No, e la nostra vita è stata cambiare il muro di casa, cambiare, buttare giù dei muri, eccetera. Cioè hanno rifatto la casa. Rifacendo la casa sono messi ad agire, hanno fatto delle cose e queste cose hanno impedito loro di far caso a queste liti furibonde che capitavano regolarmente la mattina a colazione, a mezzogiorno, perché erano due pensionate, una aveva l'invalidità per l'anoressia, l'altra era in pensione perché aveva 70 anni, e allora la mattina, a mezzogiorno e la sera litigavano furiosamente sul cibo. Nel momento in cui rimettono a posto la casa si dimenticano completamente. Fai qualcosa da mangiare intanto che io ripingo le porte, ok? Due uova.